Nascere, crescere, correre, dormire, sposarsi, lavorare, studiare, qualsiasi cosa. Tutto in un solo gioco! Come va? Io sono Ferenichi. E io sono Steph e questo è Giochiamo a Life, the game. È un giochino molto molto particolare. In pratica dovremo nascere e vivere la nostra vita tutto in questo gioco fantastico. E addirittura, che ci tengo a dirlo, ben 15 finali differenti. Quindi diciamo che ognuno si vive la propria vita a modo suo. Beccheremo quello peggiore, ne sono sicuro al 100%. Assomiglia molto alla mappa che abbiamo fatto su Roblox un po' di tempo fa, però credo che questa sia proprio la versione originale, quello da cui ha preso spunto quella mappa. Devi far nascere il bambino. Nasci. Opla. Centro nella culla. Siamo perfetti. Adesso devo parlare. Blo. Ma è stranissimo. Blo. Questo sei tu parlando. No, devi un po' cantare, secondo me. Blo. Così, capito? Blo. Studiare. Oh mio Dio, che è 12 questa cosa? Più 5, 17. E la radice è 3, 5 per 4, 20. Ma dai, ma erano giusti. No. Allora, 17, forse li ho posizionati male. E 3, 20. Grazie. A più, cioè come abbiamo fatto a prendere? Pubertà, no, aspetta. Devi schiacciare i brufoli, cioè non può parlare, è velocissimo. Ma che schifo. Vabbè, oh, ci passano tutti, quindi zitto. Ma tu non schiaccia. Così tanti, ma questa è un'epidemia. Tu schiaccia. Ma che è? Un'invasione aliena. Ok, anche l'apparecchio, poverino. Vabbè. Peggio di così. Appuntamento. Ah, ok, dice che non puoi dire di no alla ragazza più carina. E allora dobbiamo andare con lei. No, grazie. No, grazie. Lei è carina, sì. Lei sì, va bene. No. Perché no, Zoe? Aspetta un attimo. Dimmi. Cioè, ci trolla sto gioco. Sì. Devi essere prima di tutto velocissimo a fare delle scelte. Infatti abbiamo anche del tempo. E poi devi farle proprio nel modo giusto, perché altrimenti ti fa riniziare il livello. Oh, esattamente, strano. Lei è molto carina. Yeah. Ok, it's a match. Sport. Ma questo non è uno sport, è il beer pong. Opla. Come fai a essere così bravo? Ma insomma, non è che sono bravo. Olè! Ma dai, ma no, me ne è uscita. Ma ne stai centrando tantissimi. Ok, ce l'ho fatta. E adesso? Devo fare il caffè. Oh, mamma mia. Fatto. Caffè. No. Così? No, Ah! Abbiamo vomitato. Oh, è proprio come la vita questo gioco. C'è un susseguirsi di cose. Sì, ma non è così veloce, dai, nella vita. Allora, è più o meno. Allora, la caffè, sì? il latte, secondo me, lo zucchero. Lo zucchero. Bello, grazie per la ricetta. Allora, come si può fare un caffè? Caffè? Con i pomodori adesso, io te lo faccio col formaggio. L'uovo, ma l'uovo non si Proviamo un'altra ricetta, ascoltami. Sì. Latte, prima il latte. Sì. Il caffè. Sì. Lo zucchero. Sì. E giri col cucchiaino, prendi il cucchiaino e gira, non si può non fare. Non posso, però era giusto. Grazie, sposiamoci. Ci dobbiamo vestire per sposarci. Eleganti, questo, ovviamente, bravissimi. Questo. Le mutande. È questo. Siamo fatto. Andati senza mutande. Stiamo facendo già un figlio? Vai. Ma io non ho deciso di volere un figlio. Ma quanti sono? Aspetta. 3. Stiamo facendo una 4. Colonia. 5. Cinque. Oh, siamo nella crisi di mezza età. No, devo. Cosa devi comprare? Oh, mamma sono mia. Sono scritte qua. Ok, aspetta. Ci sono. Nuova macchina. Biglietto per viaggiare. Weights, cosa sono? I pesi. Ok, perfetto. Macchina. Macchina. Al supermercato. Esatto. No, pesi. E il biglietto per viaggiare. Che è l'ultima cosa. Sì. Opla. Bravi. Andata. Perfetto, guarda come siamo felici. Ok, adesso siamo dei nonni. Sì, dobbiamo ovviamente badare ai nostri nipotini. Sì. No, occhio, non farli andare. No! L'abbiamo uccisa. L'hai fatto prendere la scossa la tua cara nipotina. Ma come? È proprio quello che è successo. Riproviamoci, vai. Allora, devi stare calma tu, anche tu e anche tu. Fate da bravi, bimbi, su. Ma bravi. Io gli spaccherei le gambe. Devi avere pazienza, i bambini sono molto vivaci, tu devi essere paziente. Ok, sì, è andato? Ok. Ok. Stare in salute, allora devi, ovviamente, no, mettere le pillole verdi. Sì, ma tu non hai capito quanto è difficile. Esatto, brava. Che ce la facciamo. Non so perché, ma è complicatissimo. E sta scadendo il tempo. Non mi mettere ansia. Vai dentro. Okay.
Vai dentro. Ok, ti mancano solo le blu. Appunto. Le più lontane, più poi ti sei tenuto alla fine. Dai. L'ultima. Ti prego. Morti. Ok. E questo dovrebbe essere un bel finale. Aspetta, sarà amato questo da tutti. Dobbiamo fare qualcosa? Mettere i fiori? No. Dobbiamo solo guardare la nostra tomba tristissimi. Ok. Tristissimi. Questo è stato un bel finale. Ok. Ok. Vabbè, abbiamo fatto una bella vita. Cioè, io direi, siamo nati, abbiamo studiato, ci siamo sposati, abbiamo avuto dei nipoti. Siamo morti felici e sereni, mi sembra. Non abbiamo fatto morire nessun nipote, a parte una volta. Mi sembra un bel finale, no? Sì, ok, non c'erano letteralmente 15 finali, ma praticamente ogni volta, a ogni livello che facevi della vita, se sbagliavi, gli diceva cosa ti sarebbe successo nella vita se appunto avessi sbagliato quello. Quindi, praticamente... i finali erano intesi in questo modo, avevamo capito male noi. Sì. Però a questo punto ci giochiamo Afterlife, ovvero il continuo di Life, perché c'è anche il secondo gioco. Dopo vediamo la vita. Ok. Vola. Vabbè, siamo un fantasmino, giusto? No, vola bene però. Vola bene. Okay. A non prendere un albero di testa. Ecco qua. Allora, ecco qua. Non ho ben capito. Ah, ok. Ok, ci sono, ci sono. Guarda come sono un fantasmino. Guarda che bel mondo. Che oh, bello. Yes. Non prendere i lampioni, mi raccomando. Ma, scusa, i fantasmini di solito passano attraverso le cose, no? Vabbè, noi siamo un fantasmino speciale, che ti devo dire. Speciale nel senso sbagliato, però. Esatto, esatto. Oh, siamo appena morti, dobbiamo fare un po' di pratica qui. Non è che puoi pretendere... I fantasmi imparano a passare attraverso le cose, certo, dopo un po' di tempo. È una cosa che si impara, secondo me. Steph, okay, spacca qualcosa oggi. Sembra Flappy Bird questo, ce l'è presente. Brava, brava. Che io odio quel tipo di gioco, proprio uguale, guarda. Esattamente. Ok, ci siamo. Ma la luna secondo te si può prendere di testa? Oppure non voglio rischiare, ok? No! Spam! Spacco tutto, ok? La luce! La luce! Corri verso la luce, Steph, corri! Ma qui siamo E.T., cioè questa è chiaramente la scena di E.T. Ecco qua. Ok, scusate. Cosa dobbiamo fare? Penso proteggere la nostra moglie, che è rimasta in vita. No, proteggila, manda via tutto. Non ce l'hai fatta. Aspetta. Però adesso è diventato un fantasma. Ah, puoi decidere? La no, vabbè, io la voglio proteggere. Dai, proviamo, proviamo. Poverina. Allora. Bravo. La cacca mi frega, hai notato? La cacca l'ha presa in ogni caso, cioè, hai notato? Era talmente grande che l'ha presa. Sì, con la cacca caso vengo fregato. Paro. Blocco via, ninja, via, coltelli, lame di tutti i tipi, ninja, porcospini. Cacca, cacca. No, dai. Ceri, però stavi andando benissimo. Che peccato. Questa è una lezione importante, fa capire. Schivate sempre le cacche, mi esatto raccomando. Mi raccomando. Se no vi prendono le asce, capito? Se schivi qua e poi ti prendono. E soprattutto se c'è Steph a difendervi come fantasma, non siete messi male. Non vi fidate mai. Ma non faccio in tempo! Allora, io sto valutando l'idea di tenercela come fantasma, no, te lo dico. Ho deciso di proteggerla e la proteggo. La velocità. Sono diventato un fantasma pro. Ce l'abbiamo fatta? Guardaci! Siamo un fantasma cavaliere. Vendetta. Su chi? Il capo? Gli dobbiamo tirare tipo la tazza in testa? Non lo so. Buttali tutto in terra. Evidentemente così gli stiamo facendo, capito? Lui non ci vede, gli stiamo facendo paura. Esatto, sul capo, ma che cosa brutta. Play. È Jack. Sì, lo youtuber Jacksepticeye. Si vede che qui dietro ci sono tutti i loghi, vabbè, bellissimo. Devo cliccare... No. Ah, l'horror ci ha fatto paura. A me no. Riprovo. Però allora Jack sì, gli ha fatto paura. A me no, però lui sì. Vai, vai. Oh! Ok. Ok, adesso ha reagito bene. Allora, questa dovrebbe essere una battuta. Allora, cos'è? Verde, fiuzzi e cade dagli alberi. No, e se cade dagli alberi ti uccide. Jack. No. No. È stata una battuta terribile. Arino. No. E allora era... Siamo molto bravi come comici. Ok. Ok. Allora, qual è la differenza tra un pupazzo di neve e un pupazzo di neve? Snowballs. Ok. Ma che è sta roba? Cinco de Mayo, ovvio. Come si dice la maionese? Mi sto confondendo, che cos'è? Quale app produce il milk e... Boobies. Ah, è un gioco di parole. What do you call a ship with no legs? Non a lo cloud. Come hai fatto? Non lo so. Io non ne ho capito.
vita mezza. Vai, il party dei fantasmi, qui si balla. Ma tu ci scherzi? Ma qui i fantasmi hanno i party, cioè, ma scherzi? Vedete? È come se giochi a Guitar Hero qua, bellissimo, bellissimo. La vita sarà comunque divertente. Oh, perché mamma andrei mia. Ai party dei fantasmi, fantastico. Dove c'è Steph che suona? Stai già sbagliando. Vai, continua. Sei infogatissimo. Puoi fare il DJ nella vita. Muoviti, sei fantastico. Ma che... Non finisce più. È scomodo col mouse. Finito. Ok. Dobbiamo giocare col diavolo. Col diavolo, vabbè. Hopla. Abbiamo perso. Morti. Ce la possiamo fare. Hopla. Ah, una bella okay. parabolina, vai. Hopla. Oh, puff, perfetto, bello. E lui? Vabbè, ma è bravissimo. È un esperto il diavolo di, a beer pong, no? Ok. Voglia. Aia. In testa ce l'ha tirata. No, vabbè, è un pro se ce la fa. No, non okay. Dai, scusa, cioè, impossibile. Oppla! Vinto! Hai visto, siamo i primi, i campioni. Ci dobbiamo vestire. Da che cosa? Vestiamoci da vestiamo persona. Vestiamo da noi stessi. Ok. Non mi sarei vestita da qualche altra cosa, tipo da strega, da mostro, da dino ti potevi vestire. E io non so qual è il vestito giusto. Fabulous. Vedi che mi posso il muovere? Il gioco. E devo arrivare al gioco. Adesso la caramellina. Ah, è come se fosse Halloween e tu stai giocando perché Halloween e sei un fantasma, ok? Ma è stranissimo. Occhio al buco, occhio al buco. Penso che ci caschi lì dentro. No, questa è una stradina. Ah, ok. Ah, no, è una casa, è una casa. Dove vedevi il buco? Mi sembrava un buco, ti giuro, lo vedevo al contrario. Va non bene. So perché. Corri. Questa è da buttare, questa ma è no, da tenere. Ma sono dolci. Questa è da tenere, questa è da tenere, questa è da tenere, questa è da buttare, questa è da buttare, questa è da buttare e questa è da buttare. Secondo me dovevi tenerti anche il cioccolato, infatti. Ah! Te l'ho detto, devi dividere i dolci dalle altre cose, dalle altre cianfrusaglie. Ma questa è una bistecca, quella rossa? Sì, quella devi buttare, secondo quindi me. Quindi dici così? Sì. Cioè. È perché il cioccolato l'ho visto già aperto e mangiato. Ma sei mezzo mangiucchiato te, capito? Non lo puoi sapere, ma lo puoi sapere. Vediamo. Andata, bravi. Guarda com'è felice dei dolci. Boost out. Che dobbiamo fare? Okay. Ah no, qua posso toccare, ok. Ok, per fortuna. Ta. Aiuto. Dove devo andare? Qua? Occhio, vai. Vola. No! E adesso cosa si fa? Non l'ho mica capito. Devo schivare il laser. Passa. Vado. E vado. Vai. Ticket. Vedi? Ok, e adesso? Così. Oh. Così. E così. Occhio a non prendere l'ultimo. Vai. Bravissimo. Io non sono arrivata. Bravissimo. Scegli. Cosa? No, ma andiamo nel paradiso. Andiamo in paradiso. Dopo tutta sta faticaccia io vorrei anche andare in paradiso. Devo fare le scale però. Vai. Devo essere concentratissima. Non sbagliarle. Che è l'ultima via. Ma quante sono queste scale? È tantissime. Mi fanno male le ginocchia. No. Ok. Che poi hai notato che le strade... Ah, ce l'abbiamo fatta. Ora che è finito te lo dico, erano due canzoni. Stairway to Heaven, sì. E Highway to Hell. Vabbè, geniale. Strano, il secondo... Strano, sì. È stranissimo esatto, rispetto al primo. Esatto, ho trovato il secondo molto strano, molto diverso, però ci stanno, dai. Sono due giochini molto particolari, molto brevi e intensi, perché devi essere proprio così. Pam, non me l'aspettavo così in veloce. In meno di 20 minuti abbiamo passato tutta la vita e anche tutto il dopo la vita. Dimmi chi lo può dire. In paradiso. Sì. Potevamo finire all'inferno. Bravi. Potevamo continuare la vita con la nonnina. Potevamo uccidere la nostra moglie. Invece l'abbiamo lasciata in vita. L'hai difesa benissimo. Siamo stati esatto. bravi. Sì. Un gioco davvero strano. Speriamo che vi sia piaciuto. È stato divertente a giocare. Un sacco di minigiochi super strani, frenetici e carini. Quindi ci ha divertito parecchio. Speriamo che il video vi sia piaciuto. E nel caso lasciate un bel like. Eccetera, eccetera, eccetera. Volevo dire, se vi è piaciuto, lo rifacciamo. Ma il gioco è finito. Quindi non possiamo rifarlo. Ma magari cerchiamo qualcosa di simile. Perché. Per telefono, quelli tipo Dumb Ways to Die, tutte quelle robe lì, sono molto simili questo a questo diciamo stile. Che era un Dumb Way to Vivere, perché davvero, cioè... Dumb Way to Live. To live. E non mi veniva live, quindi ho detto vivere. Bocciata. Grazie. Rimandata pure. Bene che se riesci così, se già, lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao!